Il Congo resta nell'incertezza all'indomani dell'autoproclamazione di Etienne Tshisekedi che, dopo aver denunciato brogli nelle elezioni del 28 novembre, si considera il legittimo presidente. Il rivale di Joseph Kabila ha prestato giuramento a casa propria anziché allo stadio di Kinshasa, dove la polizia ha impedito ai suoi sostenitori di radunarsi. Siamo venuti al giuramento del presidente Tshisekedi, ma qui vogliono ucciderci. Guardi quei blindati, la polizia, gli idranti. Tshisekedi ha preannunciato che nei prossimi giorni pubblicherà il suo programma di governo, ma il governo ufficiale ha definito la sua autoproclamazione una farsa. Al termine delle elezioni a turno unico del mese scorso, nonostante le diffuse irregolarità testimoniate anche da osservatori internazionali, è stato decretato vincitore il presidente uscente Joseph Kabila. Al suo giuramento hanno assistito gli ambasciatori di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, anche se Washington e l'Unione Europea hanno sollevato dubbi sull'esito del voto.